Vogliamo adesso volgerci insieme alla scrittura. Desidero leggere con voi quattro versi dal Vangelo di Luca al capitolo 11. Leggiamo dal verso 33 al verso 36. Luca capitolo 11 dal verso 33. Leggiamo insieme, Dio sia la gloria. Or nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candeliere, affinché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è viziato, anche tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Bada perciò che la luce che è in te non sia tenebre. Se quindi tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, tutto sarà illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Questo testo tante volte viene meditato nel suo verso iniziale. Ricordo di aver ascoltato e anche qualche volta condiviso dell'importanza di mettere la luce in una posizione ben visibile. Io questa mattina intendo però parlare con voi di ciò che il testo ci offre dopo, ossia della lampada non di Aladino, ma della lampada del corpo. È il Vangelo dal quale abbiamo letto, e altrettanto fa il Vangelo di Matteo, dice che la lampada del corpo è l'occhio. È l'occhio quello che potrà far risplendere il nostro corpo, la nostra vita. Com'è possibile che l'occhio sia in grado di illuminare il nostro cuore? Abbiamo letto, la lampada è l'occhio. La lampada, in quanto tale, viene posta sul candeliere in un posto alto. L'occhio è sul corpo. E dove è posto l'occhio? È in una parte alta o è in una parte bassa? C'è qualcuno di voi che ha gli occhi sotto i piedi? Qualcuno forse ce l'ha dietro la schiena? Gli occhi sono quasi nella nostra parte più alta, estrema. E il Vangelo ci dice: l'occhio è la lampada del corpo. E io vorrei riflettere su di voi su questa realtà. Cos'è l'occhio? Cosa rappresenta l'occhio? Se non il senso della vista, sia un occhio con gli occhiali o sia un occhio senza occhiali. Parliamo di occhi riferendoci alla vista. E quindi a ciò che noi possiamo vedere. Ciò che noi vediamo o ciò che noi guardiamo è in grado o di renderci illuminati o di renderci tenebrosi. Se il nostro occhio guarda qualcosa di spiacevole, di brutto, che cosa accade al nostro volto? Mica ci rallegriamo. Se ci capita di vedere una disgrazia, di assistere a qualcosa di spiacevole, il rammarico, il buio copre il nostro volto. Se invece siamo partecipi di qualcosa di piacevole, e qui lascio a voi la scelta, a seconda delle vostre passioni, dei vostri gusti, se i vostri occhi contemplano
qualcosa che per voi è bello, il vostro volto sarà luminoso, sarà raggiante. Così come è raggiante il volto di un papà o di una mamma alla nascita di una creatura. Così come è raggiante il volto di un ragazzo che a scuola piglia un bel voto. E allo stesso modo, se il voto è cattivo, ciò che i nostri occhi vedono si riflette sul nostro aspetto. Si riflette non solo sul nostro volto. La scrittura dice che l'occhio è la lampada del corpo. Vuol dire che se i nostri occhi vedono qualcosa che non ci aggrada o che non aggrada il Signore, quella vista non solo si riflette sul volto, ma influenza l'intero nostro corpo. E quindi potremmo addirittura arrivare a parlare che ciò che guardiamo influenza la nostra stessa salute. Dite, ma com'è possibile? È possibile. Perché ciò che l'occhio vede, a che cosa è collegato? Allo stomaco? Alla bocca? O è collegato al nostro cervello? E ciò che passa attraverso l'immagine dei nostri occhi viene elaborata dal nostro cervello. E il nostro cervello poi manda dei segnali a tutto il corpo. Ecco perché quando si vivono momenti tragici, bui, difficili, ci si sente abbattuti, ci si sente senza forze, ci si sente avviliti. E non si è solo brutti nel volto. Si rannicchiano le spalle, si piegano le gambe, le forze vengono meno. E tutti noi invece possiamo dire che quando viviamo qualcosa di bello, quando vediamo qualcosa di bello, ci sentiamo dei leoni, ci sentiamo pieni di forza, anche se forse siamo deboli, acciaccati, ammalati. Ciò che i nostri occhi vedono e poi il nostro cervello elabora, ci trasmette delle forze, delle energie che ci fanno dimenticare i nostri malanni. Allora se noi davanti a questa considerazione prendiamo coscienza di questa realtà, dovremmo dire a noi stessi, mi devo impegnare che tutte le volte che c'è davanti ai miei occhi qualcosa di brutto, cosa bisogna fare? Chiudere gli occhi. E c'è un proverbio che dice, occhio non vede, cuore non duole. Ossia, se il nostro occhio non vede, il cuore non prova dolore. Ma se parliamo solo in questi termini, ci riferiamo alle cose che ci passano davanti agli occhi. Ma c'è un'altra realtà. Che il più delle volte siamo noi a decidere che cosa guardare, che siamo noi a decidere dove volgere il nostro sguardo. E se noi leggiamo la Bibbia nell'Antico Testamento, troveremo tante esortazioni, in maniera particolare nel Libro dei Salmi, a volgere il nostro sguardo al cielo. Alzare il proprio occhio verso i monti. Signore, alzo il mio sguardo a te, da dove mi verrà l'aiuto? Oggi noi viviamo in un mondo dove la visione, le immagini, hanno il sopravvento. Sono più le immagini delle parole. Sono più le cose che vediamo che quelle che ascoltiamo. Basta guardare e pensare alla televisione. In un film sono più le immagini o più le parole? Sono di più le immagini. Ma ci sono anche immagini che non sono parlate,
come quelle che ci propone la televisione, e sono i cartelloni pubblicitari. Forse sono immagini con qualche parola, ma ciò che trasmette il messaggio è l'immagine. Ciò che cattura la nostra attenzione è l'immagine. Ciò che richiama la nostra mente, ciò che il nostro occhio vede. E chi vive di pubblicità ben conosce come funziona la nostra vista e il nostro cervello. Ecco perché siamo tormentati, tartassati di immagini dalla mattina alla sera. Ma tutte le immagini che ci vengono inviate, resta la nostra facoltà se guardarle o non guardarle. Sta a noi decidere che cosa guardare. Qualcuno di voi quando torna a casa c'è il televisore che si accende da solo e gli dice: benvenuto, questa sera ti consiglio di guardare questo. Forse ci arriveremo, ci stiamo già arrivando. Sono le smart TV dell'ultima generazione, ma sono TV che tengono conto delle nostre scelte, delle nostre abitudini. Cioè, se tu accendi il televisore sempre sullo stesso canale, il televisore memorizza la tua abitudine e quando tu l'accendi andrà direttamente su quel canale, ti risparmierà la fatica di premere il pulsante. Qualcuno dice: che libertà! Qualcun altro invece può dire: che schiavitù! Perché quando viene meno la nostra funzione di scegliere, siamo schiavi di qualcuno o di qualcosa. Chi ti dice di guardare determinati programmi? Chi ti dice di visitare determinati siti internet? Chi ti dice di andare a cercare determinate pagine sui social network? Io spero che sii tu a scegliere, perché se tu fai determinate cose, non le scegli, caro mio, sei già diventato schiavo di qualcosa senza accorgertene e hai bisogno di essere liberato. Sei preda di un sistema che ti ha privato della tua facoltà di scegliere. Quando iniziarono le prime tratte di schiavi con le navi che partivano dall'Inghilterra, scendevano in Africa, salivano e andavano verso le Americhe e poi ritornavano in Inghilterra, facendo il cosiddetto triangolo della morte, che non era ancora quello delle Bermude. L'Inghilterra era un paese di moralisti, un paese dove i villaggi erano piccoli e le persone avevano dei principi. C'era chi rispettava quei principi perché credeva in essi e c'era chi rispettava quei principi per non essere giudicato dagli altri. Perché quando la comunità è piccola, quando il paese è piccolo, quello che fa uno lo sanno tutti quanti. Allora ci sono dei principi che diventano una forma di legge, involontariamente anche una forma di legalismo, ma che aiutano le persone a comportarsi in maniera, dico tra virgolette, opportuna, appropriata, migliore. Queste stesse persone, quando cominciarono a salire sulle navi e ad andare in Africa come lavoro, quando arrivano in Africa e ci sono delle persone che comprano altre persone, queste persone che nel loro paese avevano dei principi, lontani dal loro paese, lontano dalla comunità che li guardava e li osservava,
cominciano a trattare questi uomini come delle bestie. Lontani da casa, non ci sono più dei principi, non ci sono più delle regole. E non solo cominciano a trattare queste persone come delle bestie, ma cominciano a far su di loro violenza. Questa storia ci dice che lontano dai nostri principi, che lontano dalla nostra comunità, quando si pensa che non c'è occhio che ci osservi, vengono meno i freni dell'inibizione, viene meno ogni freno nella nostra moralità e cominciamo a convincerci che possiamo fare ogni cosa. Questo è quello che accade quando uno sta da solo in una camera col televisore. Questo è quando qualcuno pensa di star da solo in un qualsiasi posto con lo smartphone. Questo è quello che accade quando uno pensa: sono io solo, posso far quel che voglio, e decide di guardare cose che non sono degne di un cristiano. Comincia a guardare cose che sono contro agli insegnamenti e ai principi cristiani. E quando la mente comincia ad elaborare quelle cose, il volto e il corpo riflettono ciò che si sta guardando, ciò che si sta inserendo. E non è solo la pornografia, ma c'è la pedopornografia, ma ci sono anche tutti quegli atteggiamenti di vanità, la ricerca ossessionata della moda, tutto ciò che è vuoto, tutto ciò che qualcuno dice ma non fa niente. Il non fa niente va pesato su una bilancia, che è la bilancia che si chiama: che cosa serve? Che c'è di buono? Lasciate la bilancia della giustizia di Dio, perché su quella bilancia saremo tutti quanti sempre. Ricordatevi il Mechel, Mechel, Ufarsim. Ti ho pesato e ti ho trovato mancante. Non pensate di far crescere la pancia, saremo sempre mancanti. Su quella bilancia l'atteggiamento di pensare e di cominciare a dire: che fa? Che fa di male? Noi dobbiamo invece sempre domandarci: che fa di bene? Perché se una cosa non fa bene, qualcuno potrebbe dire, ma non fa neanche male. Allora, una cosa che non fa né male né bene, serve a niente. È così come quando si dice, sei come l'acqua calda, tiepida. No, se non sei né caldo né freddo. E voi ricordatevi che le cose che non sono né buone né cattive, il libro dell'Apocalisse dice della chiesa di Laodicea: tu sei tiepido, se ne è calda e ne è fredda. Ed è per questa ragione, allora, le cose che non sono né buone né cattive sono quelle che il Signore rigetta a priori, a prescindere. E noi che abbiamo la nostra vita, o almeno diciamo, io spero che non lo diciamo soltanto, ma abbiamo fondato la nostra vita sui principi cristiani, sulla morale cristiana, la scrittura è il nostro fondamento, noi dovremmo sempre vivere ricercando le cose che fanno del bene, quelle cose che guardandole, desiderandole, appetendole, mettono sul nostro volto la luce di Dio e il nostro corpo risente di quella luce. Ciò che il nostro occhio vede, tanto può essere un desiderio che ci aiuta a migliorare, tanto può invece diventare concupiscenza
E l'Apostolo Giovanni nella prima epistola dice: la concupiscenza del corpo è la concupiscenza degli occhi. Se fossimo ciechi, forse non avremmo tante tentazioni. Perché quello che l'occhio non vede, quello che la mente non conosce, il cuore non desidera. E quando diciamo che il corpo è debole, e riconosciamo che il corpo è debole, dobbiamo evitare di dare al nostro corpo la visione di tutte quelle cose che gli fanno scoprire di essere debole. E poi dopo essere caduti, dopo essere inciampati, diciamo a noi stessi: ma come sono debole. E il diavolo invece dice, con rispetto parlando: ma quanto sei fesso. Perché tu lo sapevi, tu eri consapevole della tua debolezza e hai scelto di guardare. E comincia l'accusa, e arrivano i rimorsi, e arriva la mortificazione. Ed è per questo che poi sentite dire da qualche servitore che basta guardare il volto dei credenti per sapere quello che c'è nella vita. Chiamatelo discernimento, chiamatela anche spiritografia, come tanto amorevolmente la definisce il pastore Remo, ma gli occhi parlano. Quello che è entrato, non pensate che è entrato dentro e non si vede più. Pure se ci mettete gli occhiali scuri sopra e nascondete gli occhi, lo si vede dall'espressione, lo si percepisce da come si parla, lo si vede da come si cammina, lo si vede da come si prega, lo si vede da come è condotta la nostra vita. E la Scrittura ci consiglia, perché la Scrittura non ci mortifica, la Scrittura non ci fustiga, la Scrittura cerca di darci le indicazioni per il nostro bene e ci suggerisce: se il tuo occhio è sano. Se leggete in Matteo lo stesso testo, al capitolo 6, dice: se il tuo occhio è puro, ossia se la tua vista è volta delle cose che sono sane, che sono pulite, che sono per il bene, che non fanno male a nessuno, se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Che voi ci vogliate credere o meno, gran parte delle malattie sono frutto della concupiscenza dell'uomo. Quelli che vogliono per forza il male di qualcuno sono malati di fegato. C'hanno la bile che gli arriva sulla punta della lingua. C'hanno i valori alterati. Cosa sta desiderando il tuo occhio? Dove stai guardando? Se non hai ancora capito che devi guardare al Signore, alla Sua parola, ai Suoi principi, e questo ne vale della tua salute. Nessuno pensi: ma se io mi perdo qualche cosa. Se qualcuno ti dice che perdi qualche cosa, la Scrittura invece ti dice che ne guadagni molte di più. Che ne guadagni molte di più. Altre volte abbiamo considerato che molte delle malattie che oggi sono in mezzo a noi
sono la diretta conseguenza di una conduzione di vita scellerata. Non mi riferisco ai tumori, come ha detto qualcuno, ma alcune malattie sono legate all'uso delle droghe, al fumo. Altre malattie sono legate alla dissolutezza sessuale. Altre malattie sono legate ai vizi dell'alcol. Altre malattie sono legate agli abusi alimentari. Altre malattie sono legate all'invidia e alla gelosia nei confronti degli altri. E tutte queste cose sono prodotte da ciò che l'occhio vede, la mente elabora e l'anima desidera. È il caso di dire: volgi il tuo sguardo a Cristo. Volgi il tuo sguardo a Cristo. L'apostolo Paolo, nella preghiera iniziale agli Efesini, diceva che il Signore illumini gli occhi della vostra mente. L'apostolo Paolo c'era arrivato già 2000 anni fa: gli occhi della vostra mente. Che il Signore illumini gli occhi della nostra mente, che ci dirigga nello sguardo a guardare le cose che sono per la nostra salute. E ricordiamoci che c'è quell'altro racconto: se il tuo occhio ti fa sbagliare, cavalo, meglio entrare con un solo occhio. Signore, non vogliamo arrivare a cavarci gli occhi, perché sappiamo quanto è preziosa la vista. E molto di più lo sanno i fratelli, le sorelle, gli amici, i conoscenti che hanno perso il dono della vista. Signore, aiutaci a guardare a te. Perché guardando a te, quando ci guardiamo l'un l'altro, si vede. Se noi guardiamo al Signore, il nostro sguardo, la nostra vita sarà in grado di illuminare gli altri. Ma se i nostri occhi guardano alle tenebre, guardano al peccato, che vogliamo illuminare gli altri? Abbiamo bisogno di chi viene ad accendere la lampada nella nostra vita. Ma noi siamo figli di Dio. E l'apostolo dice: siamo figli di luce. Risplenda, Signore, in noi la tua luce. Risplenda su di noi, ma risplenda soprattutto dentro di noi. Dio vi benedica. Vi invito ad alzarvi. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo e ringraziamo insieme il Signore. Alleluia. Benedetto, benedetto il suo nome. Alleluia. Alleluia, gloria al Re dei Re, gloria al Signore dei Signori, alleluia. Benedetto tu sei, Signore Gesù, alleluia. Alleluia, gloria al Re dei Re, benedetto tu sei, Signore, alleluia. Degno di lode e di gloria, alleluia, alleluia. Che in questo momento, con gli occhi chiusi, possa il Signore illuminare la nostra vita, possa illuminare la nostra mente e renderci consapevoli che noi siamo artefici delle nostre scelte. E che da quello che scegliamo
possiamo raccogliere del bene o possiamo raccogliere del male. Noi vogliamo che la nostra vita possa raccogliere tutto il bene che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Se ci sono delle debolezze, è il caso di non guardare indietro, perché se guardiamo ad esse, perderemo lo slancio, perderemo il passo e saremo come colei che, guardando ancora alla città che veniva distrutta, appetiva, concupiva, testimoniava quelli che erano i desideri del suo cuore e, volgendo lo sguardo al peccato, fu ridotta a una statua di sale. Noi vogliamo essere il sale della terra, noi vogliamo essere il sale della nostra società, ma non essere statue sotto il dominio del peccato, ma vogliamo essere sale e luce della terra. Vogliamo illuminare della luce che il Signore ha riposto dentro di noi. Signore, alziamo a te il nostro sguardo, perché a te chiediamo l'aiuto necessario per la nostra vita, per i nostri momenti di debolezza, per i nostri momenti di indecisione. Possa il tuo spirito ricondurci a guardare solo a te. Ti presentiamo la nostra vita, ti presentiamo quelli che si affidano alla nostra preghiera. Tu conosci i loro bisogni, tu conosci le loro necessità. Noi ti chiediamo di toccare la loro vita in questo istante, se per ragioni di infermità di guarirli, se per necessità ancora spirituale di intervenire con la tua forza e la tua potenza. Presentiamo ancora gli ammalati di questo popolo. Quanti non riescono ad essere con noi a causa delle loro infermità. Signore, raggiungili nelle loro dimore, fa loro sentire la tua presenza e il nostro calore, la nostra vicinanza. Signore, riempici del tuo spirito, spandi il tuo spirito ancora sulla nostra vita. Alleluia, adoriamo il Signore. Occhi verso i monti, da dove verrà l'aiuto mio? Io alzo gli occhi verso i monti, da dove verrà l'aiuto mio? Il mio aiuto verso i monti.
Rendiamo grazie, Signore, ancora per questi insegnamenti, Signore. Signore, li vogliamo fare nostri. Signore, vogliamo fare sempre di più la Tua volontà, oh Padre. Ti chiediamo nuove forze, Signore, per continuare ad affrontare la giornata di oggi, oh Padre. Ci accingiamo ad allontanarci da questo luogo e chiediamo la Tua protezione, Signore. Guidaci, Signore, e conducici alle nostre dimore, oh Padre. Ti rendiamo grazie in quell'unico nome e concludiamo questo servizio di culto nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.